Amici di L'Esport Academy, buongiorno da Leo Talusi e benvenuti all'Amerigo di Tommaso per la terza giornata del girone F di seconda categoria laziale Passo Corese Real Flamenco. E si parte con Passo Corese Real Flamenco, la promozione dalla prima alla seconda categoria, tutte con ultimi posti, anche abbastanza rovinosi, con pochi punti e soprattutto pochi successi, specialmente qui all'Amerigo di Tommaso, che ne sono arrivati veramente pochi. Non si alza la bandierina perché c'è Lupi in area. Lupi può andare con la punta e trova un gran gol. La Passo Corese è già in vantaggio con il gol di Daniele Lupi, una puntata tremenda sotto la traversa. Bernardini dentro la deviazione ed è un miracolo autentico di Colageo, un riflesso incondizionato dell'estremo difensore sulla girata di Severino. Fasan cerca la lunga gittata, la deviazione, Perez in aria, il controllo, non c'è nessuno che però riesca ad andare a calciare, finta e destro, chiesto fallo di mano, calcio di rigore, calcio di rigore per il Flamenco. Flavoni l'ha sbagliato, incredibile, è passato Calvani che anche in caduta trova il tocco per Perez, il suo cross e Belmonte di testa la manda al lato. Diallo di testa per Ciavattieri, Bernardini deve fare molta attenzione, Saporiti, un grande intervento. Eccola infatti la parola fine al primo tempo sul punteggio di 1-0 per la Passo Corese. Via, si riparte allora con il secondo tempo di Passo Corese Real Flamenco. Il cross dentro, la deviazione di Diallo, arriva poi Sinibaldi che fa 2-0, il grande anticipo di Sinibaldi che viene a esultare sotto la tribuna. Per lui l'ha fatta passare sotto le gambe di un avversario, ma è comunque un nuovo possesso rosa. Lupi, era lì Bernardini che a sua volta ritorna da Saporiti, che rischio clamoroso, un errore incredibile di Saporiti. Diallo a metterla a rimorchio per Lupi, 3-0, ma questo è un errore clamoroso di Saporiti e la Passo Corese chiude il discorso. Lupi che la spedisce lontano dove c'è Ciavattieri, ha perso il duello ed è anche finito giù per terra. Baginca attende l'arrivo di Sinibaldi che corre sulla fascia di destra, buono il pallone nuovo per Diallo in area di rigore, anzi Baginca, contatto ed è calcio di rigore, calcio di rigore per la Passo Corese, l'inserimento di Baginca e il fallo di Corsini. Ciavattieri aveva toccato Saporiti ma non è bastato, poker servito dalla Passo, 4-0. Flavoni, Pintus, un brutto pallone perso da Pintus, Arifai va basso e Corsini intercetta prima che potesse arrivare dal 7 e poi segna il gol del 4-1, Streccioni per il Real Flamenco, un disimpegno errato della difesa della Passo Corese, alla fine il gol della bandiera giunge puntuale. Flavoni che va in corsa, non la tiene, quindi Masella a tenere vivo il possesso, c'è Forte al limite dell'area, Forte calcia col sinistro, insidioso ma sul fondo, 4-1 per la Passo Corese, partita finita adesso con dei minuti d'anticipo la Passo Corese batte il Real Flamenco 4-1.